Nessuno poteva prevedere ed agire di conseguenza per evitare la tragedia immane della valanga sull'hotel Rigopiano quel maledetto 18 gennaio del 2017. Nella prima vera udienza in appello all'Aquila dedicata alle arringhe degli avvocati degli unici condannati in primo grado, in particolare il dirigente della provincia di Pescara, l'ingegner Paolo D'Incecco, il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, ribadita con ulteriori elementi la tesi difensiva già adottata nel rito abbreviato di un anno fa. Per quanto riguarda D'Incecco, i suoi legali Marco Spagnolo e Gianfranco Iadecola, nel chiedere l'assoluzione contro la condanna a 3 anni e 4 mesi, hanno puntato sull'inconsistenza dell'imputazione, in quanto il mezzo sostitutivo alla turbina guasta che sarebbe servita a liberare la provinciale 8 dalla neve non avrebbe avuto effetto salvifico perché sarebbe arrivato molto dopo la tragedia. Ed in più, noi abbiamo sostenuto che l'ingegnere D'Incecco, alla luce delle sue conoscenze, alla luce del fatto che la provincia non aveva elaborato piani di emergenza né piani di previsione e di prevenzione, alla luce del fatto che la provincia fra l'altro aveva perduto le proprie competenze di protezione civile, alla luce del fatto che non gli arrivava neppure il bollettino Meteomont, la cui conoscenza secondo la sentenza di condanna del primo grado e invece sarebbe stato il motivo per cui egli doveva prevedere, alla luce di tutto questo l'ingegnere D'Incecco non era nelle condizioni di prefigurare che si sarebbe potuto verificare un evento di quel tipo. Per quanto riguarda Lacchetta, invece, i suoi legali, Cristiana Valentini e Massimo Manieri, hanno chiesto che venisse in primis dichiarato inammissibile il ricorso in appello della Procura perché carente delle caratteristiche previste per legge, e poi si sono visti accogliere al 90% nuove prove a discolpa del loro assistito. Nuove prove per dimostrare che il bollettino Meteomont da solo non sarebbe valso ad alcunché, a creare alcun allarme, e in effetti le nuove prove sono, come dire, un sunto di 20 anni, quasi 20 anni di lavori della Commissione Comunale Valanghe dell'Aquila, che chiaramente in Abruzzo è molto attenta a questo profilo valanghivo. Mai nessuno ha emesso un'ordinanza di sgombero o chiusura sulla sola base del bollettino Meteomont. Occorre o la storicizzazione di una valanga oppure una cartografia che nello specifico mancava.